Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi insieme proveremo a ragionare sulle tecniche da usare per scegliere un buon titolo per un libro oppure per un racconto di fantascienza. Che cosa dice la rete sulle proprietà che deve avere un buon titolo di un racconto oppure un buon titolo di un libro? 1. Deve attirare l'attenzione il titolo, e il titolo deve avere una propria originalità, per quanto questo possa essere possibile. 2. Il titolo deve essere breve, ecco, poche parole, 4 parole, in modo tale che sia facile da ricordarlo. 3. Il titolo deve essere informativo sulla favola, ossia un titolo che sia coerente con il genere della favola a cui appartiene il racconto o il libro. 4. Il titolo deve evocare la fantasia e la curiosità del lettore, ma deve essere coerente con la favola nel libro o del racconto, in modo che la lettura del racconto o del libro, ecco, soddisfi le attese che sono state sollevate dal titolo e dalla copertina. 5. Ovviamente il titolo del libro, impaginato nella copertina del libro o del racconto, che è stato stampato in PDF e che ha così acquisito la dignità di un libro digitale, ecco, il titolo del libro o del PDF deve essere facile da leggere dentro la copertina. 6. Il titolo non deve essere scabroso o problematico, insomma, se qualcuno lo vuole dire ad alta voce o condividerlo in un passaparola, il titolo deve essere, diciamo, possibile menzionarlo, quindi il titolo non deve essere, diciamo, un titolo innominabile. Come si fa a trovare il titolo giusto per il proprio racconto di fantascienza o libro di fantascienza? Alcune tecniche. 1. Scrivete almeno 5-10 titoli selezionando i termini che meglio si adattano al vostro testo. Fatene varie combinazioni, poi scegliete semplicemente quella che vi piace di più, oppure tirate un dado e scegliete quello che ne esce fuori. 2. Clonate il titolo di un libro o di un film che come trama o genere più si avvicina al vostro racconto o al vostro libro, poi usate dei sinonimi vari per riscrivere il titolo in altro modo. 3. Vediamo rapidamente alcuni case of study per vedere come hanno risolto il problema della scelta del titolo alcuni grandi autori di fantascienza per i loro racconti. Isaac Asimov, Franchise, ossia franchigia, World of If 1955. Ecco, il titolo del racconto, se tradotto letteralmente, non c'entra un cappero con la favola. Arthur C. Clarke, Ultimate Melody. Io l'ho tradotto in La melodia delle melodie. World of If 1957. Il titolo del racconto è coerente con il tema principale che Clarke sviluppa. Philip Dick, Il teschio. The Skull, Words of If 1952. Ecco, The Skull, Il teschio. Il titolo del racconto è focalizzato sull'elemento centrale ed iniziale della favola. È evocativo, macabro, corto e facile da ricordare. Philip Dick, sempre lui. The Bubble Trouble, io l'ho tradotto in Il problema con le bolle, Words of If 1953. Il titolo, se tradotto letteralmente, è legato alla trama del racconto, ne svela alcuni elementi senza però rivelare niente del finale della favola del racconto. Philip Dick, The Golden Man, L'uomo dorato, Words of If 1954. Ecco, la traduzione letterale del titolo è centrata sul coprotagonista del racconto. Prominent Author, autore preminente, Words of If 1954. Anche in questo caso il titolo del racconto è centrato sul protagonista, ma il titolo, ecco, non svela niente della favola. Philip Dick, Exhibit Piece, pezzo da esposizione, Words of If 1954. Anche in questo caso il titolo del racconto è molto vago, fa riferimento a qualcosa che è reso pubblico come un'esposizione, un museo, uno show, un qualcosa, ecco, però non svela niente della favola e del protagonista.
Philip Dick, Progenia, Words of Thief 1954. Il titolo del racconto è collegato al tema della favola, ma è generico e non svela proprio niente del racconto. Philip Dick, Captive Market, il mercato segregato, Words of Thief 1955. Ecco, il titolo del racconto è collegato all'incoerente favola del racconto. Philip Dick, The Mold of Yancey, lo stampo di Yancey, Words of Thief 1955. Il titolo è centrato sul coprotagonista del racconto. Philip Dick, War Veteran, veterano di guerra, Words of Thief 1955. Anche in questo caso il titolo è centrato sul coprotagonista del racconto. Richard Matheson, Descent, discesa, Words of Thief 1954. Anche in questo caso il titolo del racconto è centrato sul tema principale della favola, che fa da sfondo al racconto e quindi chiude anche il finale della trama. Però non svela niente il titolo. Richard Matheson, Brother to the Machine, fratello di una macchina, Words of Thief 1952. Il tema del racconto è centrato sul personaggio principale, osservato però in esterno. Sempre Richard Matheson, Being, l'essere, Words of Thief 1954. Anche in questo caso il titolo del racconto è centrato sul protagonista, un co-protagonista, pardon. John Wyndham, Chucky, io l'ho tradotto non lasciando inalterato Chucky, però lo potremo tradurre in cioccolatoso. Ecco qua allora appunto lo si volesse tradurre in italiano. Amazing Stories 1963, il titolo è collegato, a mio avviso, forse al colore dell'alieno oppure all'appiccicosità del cioccolato, per indicare appunto il legame alieno che domina il racconto. In sintesi, il titolo può essere collegato 1. Al personaggio principale, oppure ad un coprotagonista, 2. All'antagonista, 3. Alla vicenda in sé sviluppata nella trama, facendo un paragone concreto o simbolico, purché questo non sveli niente del finale della favola. Infine, alla vicenda iniziata e poi sviluppata nella trama, ma collegata ad un oggetto importante che compare in modo vistoso, iniziale o comunque poi successivamente verrà sviluppato e prenderà ad avere un'importanza rilevante, purché appunto questo titolo su questo oggetto non sveli niente del finale della favola. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.